È sempre un piacere venire nelle periferie della città e l'abbiamo fatto oggi con grande stile, l'abbiamo fatto con una famiglia meravigliosa. I Cantaparti sono stati fra gli attori principali di quest'anno che si sono uniti alla nostra famiglia. Lo abbiamo fatto grazie a delle attività commerciali mazzaresi che hanno donato le uova di Pasqua e delle colombe. Ringrazio Cona di Francesco Giaconi e la Todis, ringrazio la PM Costruzione dell'amico Pietro Marino che oggi hanno permesso di regalare una giornata semplicemente meravigliosa dove gli attori principali sono stati i ragazzi diversamente abili e i figli di questa città, della comunità, nell'ottica dell'inclusione sociale. Mazara del Vallo è una città favolosa, il cuore dei mazzaresi è qualcosa di straordinario. Io ringrazio tutte quelle persone che si sono prodigate oggi nel regalare sorrisi grazie a queste attività ludico-ricreative per la Santa Pasqua. Noi non ci cerchiamo di non dimenticarci mai di nessuno e se abbiamo sbagliato con qualcuno chiediamo scusa, perché dico sempre che chi fa delle cose può anche sbagliare, chi non fa mai niente non sbaglia mai, e noi ci mettiamo in discussione, ci mettiamo la faccia, ma lo facciamo con il cuore, lo facciamo con la passione che ci ha sempre contraddistinti. E proprio oggi da qui, da Borgata Costiera, comunichiamo alla città di Mazara del Vallo che dopo 3 anni tornerà di nuovo a sfoggiare la festa del pane e della pasta grazie a un contributo oneroso dell'assessorato regionale alle attività produttive, l'assessore Mimmo Turano, e grazie all'Assemblea regionale Sicilia, ma soprattutto grazie a tutte le attività commerciali mazzaresi che, come già si vede da Facebook, si stanno prendendo l'impegno e l'onore di supportare questo importante evento che per anni ha fatto parlare benissimo di questa meravigliosa Borgata Costiera. Io vi ringrazio, voi di TeleBS, per averci ancora una volta fatto documentare di quello che noi, con la massima umiltà e il massimo silenzio, siamo stati capaci di fare. Siamo semplicemente innamorati di questa città e lo vogliamo dimostrare non adesso ma anche in chiave futura. Grazie e buona Pasqua a tutti. Ho avuto oggi l'onore e il piacere, grazie a Francesco Foggia, di essere partecipe in questa bellissima manifestazione di pace, di solidarietà e di integrazione. Io, come dire, sono sicuramente secondo a Ciccio Foggia, perché lui è il numero uno, è uno che sa organizzare le cose e le sa fare veramente per bene. Io soltanto riesco ad essergli vicino e a sostenerlo con un piccolo contributo che l'ho fatto sempre e continuerò a farlo anche nel prossimo futuro. E questo è l'inizio della prossima manifestazione che già sta programmando Francesco, sponsorizzata anche dal sottoscritto, del pane e la pasta, che si farà il 7, 8 e il 9 agosto, e a seguire anche un'altra manifestazione nel Stato Romarino. Però giustamente sono fiero e sono molto contento e felice di essere qui insieme a tutta questa bella gente, gente veramente bisognosa, come dire, una giornata di felicità, una giornata di serenità anche per questi bambini che spesso e volentieri la gente si dimentica. Noi non dobbiamo dimenticare chi ha bisogno veramente. Francesco in questo è un numero uno, è il numero uno nel gestire e governare questi processi di solidarietà. Io posso soltanto affiancarlo e sostenerlo sempre, a lui, a tutte le associazioni e soprattutto ai genitori e a questi meravigliosi bambini. Buona Pasqua a tutti e buona pace a tutti. Buongiorno, siamo di nuovo qui per festeggiare la Santa Pasqua. Di nuovo abbiamo regalato tanti sorrisi, regalando un uovo di Pasqua e una colomba ad ogni bambino. Ringrazio Francesco Foggia per essere sempre presente e aver organizzato tutto. Ringraziamo Pietro Marino che ha dato le uova e ringraziamo anche la Conad Giaconia. E ringraziamo anche gli abitanti di Costiere per ospitarci sempre e spero di aver regalato anche questa volta almeno un sorriso ad ogni bambino. È una giornata meravigliosa, è una giornata che inneggia alla Pasqua. Pasqua significa amore, speranza, risurrezione, vita. Ecco, allora è bello benedire soprattutto i bambini che nella loro disabilità sono uniti come segno di gioia, di fiducia, di amore. Ecco, i bambini sono il nostro futuro, quindi è un augurio che noi vogliamo donare al mondo intero, nella gioia, nella luce del Signore risorto, che il Signore possa benedire ogni cuore. Soprattutto preghiamo perché nel mondo non ci sia più la guerra, ma sia il trionfo
della gioia, della luce, della vita e della pace. A tutti tanti auguri di buona Pasqua. Bello abitare in centro, ma è pure bello vedere il centro dalle periferie. Io che provengo dalle periferie preferisco venire a Borgata Costiera e guardare Mazara del Vallo dall'alto, perché il mio cuore dice che Mazara è una città meravigliosa, ma anche Borgata Costiera, Mazara 2, Via Potenza sono luoghi di questa città, colonne portanti che meritano rispetto. Tutto questo comunque sempre nell'interesse di alcuni amici come Pietro Marino, l'Associazione Ambiente Uniti e tante altre associazioni, l'Orchidea, e attività commerciali come la Conadi di Giaconia, la Todis, che si sono sempre comunque prodigati nel donare queste meravigliose giornate. Io sono uno dei promotori, insieme all'Associazione Ambiente Uniti, insieme a tanti altri amici come Mirella, come Enza Maccotta. L'obiettivo è quello di fare sorridere le bambine e fare trascorrere comunque delle giornate meravigliose nell'ottica dell'inclusione sociale. Abbiamo ragazzi diversamente abili presente e questo a me mi inorgoglisce, ma penso che inorgoglisce un po' a tutti. Ringrazio gli amici della I Cantaparte che quest'anno per la prima volta hanno deciso di esserci e di donare anche il loro tempo a questa bellissima realtà. Sono delle persone meravigliose a cui li ringrazio personalmente. Detto questo, passo la parola a Padre Nicola e poi magari continueremo, perché quest'anno, come sapete, stiamo lavorando per riportare di nuovo a Borgata Costiera la festa del pane e della pasta. Lo stiamo facendo insieme ad alcuni amici, sarà un piccolo miracolo, ma noi nei miracoli ci crediamo, perché qua a fianco abbiamo Padre Nicola. Beh, il miracolo siete voi, soprattutto questi bambini meravigliosi. Allora, iniziamo subito, facciamo una bella preghiera? Sì, bambini? Dai, allora tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Siamo alla vigilia della Pasqua. La Pasqua significa amore, gioia, speranza, vita, risurrezione. E la Pasqua significa essere uniti anche nella disabilità. Noi vogliamo vivere quella unione che ci rende abili a progettare la nostra vita come dono d'amore. Non ci costa molto, vogliamo dare un bacio alla mamma, al papà, un bacio al Signore, alla vita, facciamo tutte così, un bacetto, dai, pronti via, bacio. Ok, benissimo, ci vogliamo un po' fortificare, insieme? Dai, battiamo le mani, se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, batti le mani, i piedi. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Sei felice tu, mi batti i piedi. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Le dita, via. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Bambini, ma voi i denti ve li lavate? Allora dai, dimostriamolo. Se sei felice tu lo sai, lavati i denti. Sei felice tu lo sai, lavati i denti. Sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Felice tu lo sai, lavati i denti. Gridiamo tutti, ok, via, ok. Se sei felice, battiamo le mani, via. Se sei felice tu lo sai, grido ok, ok. Sei felice tu lo sai, grido ok, ok. Se sei felice tu lo sai, mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, grido ok, ok. Qual è il canto della Pasqua, come si dice? Alleluia, dai tutte le mani qui. Alleluia, 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 non vi sento, di nuovo, via. Alleluia, 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 alleluia. Battiamo le mani. Allora, diciamo una bella preghierina.
cena e così poi facciamo la benedizione di questa bella manifestazione in onore della pace. Allora, diciamolo in inglese e poi in italiano. Questa parola significa no alla guerra. Tutti insieme, no war, no war. Ora in italiano, no alla pace, no alla guerra, via. Sì, alla pace. Sono confuso. La pace è il dono più bello. Allora, se vogliamo la pace, scambiatevi un segno di pace, dai, un sorriso. Allora, dai, concludiamo una bella preghiera, tutti insieme, bravi. Padre nostro che sei nei cieli, tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Il Signore sia con voi. Preghiamo, ecco la benedizione. Fai il carichetto, dai, io faccio il carichetto a tutti e tu fai il carichetto a me. Signore Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fonde la tua santa benedizione a questa bella manifestazione. Concede a tutti i presenti, alle mamme, ai papà, ai cantori, agli animatori, ai volontari, a Francesco Poggia. Facciamo un applauso a Francesco. Perché porta il nome di un grandissimo santo, San Francesco, che è il titolare di una chiesa che a me sta molto a cuore. Per il momento io sono in vacanza, ma speriamo di ritornare, giusto? E questo è l'auspicio. E allora, e soprattutto, facciamo un applauso ai bambini meravigliosi, dai! Signore Dio, benedici questa manifestazione, soprattutto questi bambini adorabili. Io vi benedico, tirate il capo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora una pregherina all'angelo custode, che questo nome è un programma. Quindi, fortunati tutti quelli che si chiamano angelo. Via! Angelo di Dio, che sei, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. A tutti, buona Pasqua. Facciamo un applauso a Gesù. A tutti, tanti auguri. Ok. Passo la parola a Valerio Pellicano e poi a Pietro Marino. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Francesco Poggia per questa bella giornata, come ogni anno non ci delude mai. Come ogni anno siamo di nuovo. Avvicina il microfono. Grazie. Come ogni anno siamo qui a dare le uova ai bambini per regalare sorrisi a tutti, nessuno escluso. Ringrazio gli abitanti di Costiera per ospitarci sempre con grande spirito di solidarietà. Grazie a tutti e spero che vi abbiamo regalato almeno un sorriso. Facciamo un applauso agli abitanti di Costiera. Pietro Marino è uno che si è messo a disposizione e ha donato anche delle uova e delle colombe. Anzitutto grazie a tutti e grazie a voi. Io ci tengo a precisare una cosa. Io non sono bravo a organizzare queste manifestazioni. Ognuno ha le sue capacità e le sue bravure. Ci siamo. Io devo ringraziare semplicemente a Francesco Poggia, ci tengo, perché ho avuto l'onore e il piacere qui con l'associazione Avvenimenti Uniti. Quando voglio fare due minuti, sembra con Zen Ciccio, quando ci sono state elezioni amministrative, per colpa di qualcuno, Francesco Poggia, la sua lista è stata esclusa. Ingiustamente, che ognuno di voi pensa che sappia.
Francesco, gli ultimi saranno i primi, ci rifaremo. Io da 35 anni che sono prete ho avuto 35 chiese, avevo pure costiere, tutte le chiese mi mandano via, però bisogna essere, siamo qua, un record, unico al mondo, dai Francesco, ce la faremo. Vero, verissimo. E per questo voglio fare la cronostoria. Ho avuto l'onore e il piacere di, nel nostro piccolo parlamento della città di Mazara del Vallo, io a essere sostituito di quello che doveva fare Francesco Foggia per quanto riguarda le associazioni, e con onore, devo dire, con grande merito, ho cercato di sostituirlo come meglio posso per il bene di tutte queste vostre associazioni. Ho fatto col mio gruppo il massimo che potevamo fare, naturalmente coadiuvato da Francesco Foggia, perché lui è il numero uno di tutte la gestione di queste associazioni, parliamoci chiaro. E io, non essendo un competente, spesso e volentieri mi sentivo con lui e insieme alla presidentessa, la chiamo presidentessa perché era quella e quale che era sempre presente in ogni cosa, suggerimenti, perché ripeto, non era mia competenza, io ammetto quello che è di mia competenza. Ora io sono qui vicino a Francesco Foggia, vicino a tutti voi, come lo sono stato anche a Natale, ma lo sarò sempre, a sostegno di tutti voi dell'associazione. Ripeto, io do soltanto il mio oneroso contributo a Francesco Foggia per organizzare questo e organizzare questa giornata di felicità. Lo farò oggi, l'ho fatto ieri e lo farò domani. Però l'organizzazione è merito di Francesco Foggia. Io soltanto l'ho sostituito per questo breve periodo. Poi, giustamente, sarà lui politicamente a prendersi le redini in mano, perché lui è il numero uno. Quindi ci tengo a precisarlo. Per il resto vi ringrazio e buona Pasqua a tutti. Buona pace a tutti, grazie di vero cuore. Io concludo dicendo che si parlava di guerra, ma io amo la pace come Padre Nicola, come tutto. Non ci sono generali che vincono le guerre da sole. Se oggi siamo tutti qua è perché ci sono dei validi soldati che amano la pace, che sono qui presenti, che comunque sono riusciti a regalare una giornata del genere, ma ce ne saranno tante altre. Petrolino ha preso alcuni impegni, il prossimo impegno importante sarà quello di quest'estate, perché parliamoci chiaro, la festa della pasta si rifarà. Nel momento in cui ci siamo noi in campo, non deludiamo nessuno, non divoriamo niente, ma noi creiamo. E la festa della pasta è stata creata nell'ottica dell'inclusione, perché unisce popoli, le famiglie attraverso il grano, la farina, il pane e tutto. E Borgata Costiera, con il pane devozionale, dove Padre Nicola è stato un valido rappresentante di questa chiesa, è stato sempre fra gli attori principali della provincia, perché sono capaci di realizzare quel pane meraviglioso che sicuramente delizia una borgata che viene rappresentata degnamente da questi abitanti. Adesso vi dico semplicemente auguri, auguri a voi e tutte le vostre famiglie, fate divertire i bambini perché sono gli attori principali, e poi venite lì che ad uno, sperando di non sbagliare con nessuno, perché siamo umani, che sia chiaro, non voglio polemiche, cose, perché io vi ho voluti tutti insieme ai ragazzi, ma lo dico a priori perché siete tutti amici miei. Noi la faccia ce la mettiamo, chi mette la faccia può anche sbagliare, chi non fa niente non sbaglia mai, questo che sia chiaro. Quindi se sbagliamo chiediamo scusa. Auguri e buona Pasqua a tutti. Bravissimo, bravissimo. Number one, number one.